Questo si chiama smarginato, cioè questo è, certo, questo è interessante, questo progetto. Uno spazio, una sorta di foglio bianco, no? Dove io devo farci qualcosa. Uno potrebbe dire: come mai fai questo? La domanda che spesso mi chiedo: perché stai facendo questo, no? E non mi sono mai dato una risposta. Ho fatto il liceo artistico e ho avuto la fortuna di avere un insegnante durante il liceo artistico che mi ha in qualche modo anche pilotato nella scelta, che è Tre Spalletti, cioè ci devo precisarlo perché comunque era ancora un artista grande, però non riconosciuto a livello nazionale. Io ho sempre avuto questa attenzione alla manualità, tant'è che tuttora mi sento molto sciolto nel realizzare praticamente le mie cose. Sono molto più predisposto per lavori manuali che per lavori, diciamo, con l'utilizzo del computer. Infatti ho anche l'utilizzo della nuova tecnologia mi ha creato sempre un po' una sorta di, non di imbarazzo, non c'entro completamente, anche se me la cavo. E non è importante, secondo me, prendere la macchina fotografica e fare uno scatto alla realtà e quindi mostrarla. È importante interpretare la realtà, quindi fare uno scatto senza macchina fotografica, cioè avere una propria visione di ciò che è la realtà, non ripetere la realtà attraverso, appunto, usiamo questa metafora, la macchina fotografica. Questa è la responsabilità che è un artista, cioè far vedere attraverso il proprio lavoro qualcosa che generalmente non si vede, anche contestando, cioè creando una specie di proposizione, cioè mettendo lo spettatore nella condizione di fare un atto di avere un atto di riflessione attraverso quello che vede e quindi farsi delle domande su ciò che realmente è in questo momento la realtà in cui viviamo. Ho sempre guardato con attenzione tutta la pratica degli anni 70, questo interesse che gli artisti avevano con la materia, con lo spazio, ma anche con riferimenti alle situazioni sociopolitiche in fondo, no? Che è una cosa che si sta un po' ripetendo, che come nasce il mio progetto, sì, sono delle riflessioni in fondo che faccio. Faccio delle riflessioni su ciò che mi appartiene, su ciò che vivo. Anche le foto che faccio non sono altro che un'osservazione allo spazio, però lo spazio potrebbe essere anche il contesto sociale e politico in cui viviamo. Quest'idea di perpetuare lo spazio, di ripeterlo, no? E di creare un cortocircuito nell'immagine, creare un'illusione, nel senso che non si capisce bene se c'è realmente uno specchio nella foto o è semplicemente un riflesso fotografico. E questo mi fa pensare che è un po' come ciò che in fondo viviamo, cioè c'è questo limite tra la realtà e la finzione. Non so qual è la realtà e non so qual è la finzione, nel senso che anche le notizie che spesso leggiamo non si capisce se sono informazioni giuste, pilotate, vere. Non ho sempre questo dubbio su ciò che accade, se è realmente quello che accade o realmente quello che ci vogliono far credere. Quindi è molto interessante dal mio punto di vista, per quello che riguarda la mia pratica, lavorare sempre un po' al margine, usare sempre queste idee, quasi questa idea di confine tra finto e reale, questo limite, che crea anche un po' di tensione, no? Il mezzo fotografico è, diciamo che è anche un mezzo per me per simulare la pittura. E probabilmente volevo essere un pittore, forse non ho il coraggio di interfacciarmi con questa con questa pratica, con questa tecnica. E il progetto fotografico, appunto, è un progetto che ha a che fare, come ti dicevo prima, con lo spazio. Lo spazio mi fa pensare, appunto, a un bellissimo foglio bianco dove io devo realizzare qualcosa. E quindi è un progetto sugli interni, un progetto su questa lettura di uno spazio, di ritrarre uno spazio. E gli altri lavori che ho fatto partono anche da progetti, appunto, vi dicevo, sull'importanza che ha per me l'idea di confine, di limite. Ho usato del vetro, ho usato del marmo, ho usato del metallo, sono tutti materiali piuttosto nobili. E cercarli di farli dialogare tra di loro. Mi spiego meglio, ho fatto questo lavoro che si chiama Smarginato, che è, appunto, ho messo insieme legno, foto e vetro per creare una fotoscultura. Secondo me un artista contemporaneo è anche uno che guarda oltre, nel senso che ha delle intuizioni che magari al momento non vengono viste e poi col tempo queste cose vengono fuori. Cioè, a me fondamentalmente mi interessa molto, molto, molto come veicolano l'informazione. Mi fa venire i brividi per quanto è falso tutto, per cui è interessante poi attraverso la mia pratica poter sottolineare questo. Cioè, tutto ciò che comunque io leggo mi rendo conto che c'è sempre qualcosa che non corrisponde poi alla realtà, dai fatti di cronaca ai fatti di politica internazionale.
Cerco sempre con il mio lavoro di raccontare questo in fondo, anche se spesso non sono in grado di dirlo quando me lo chiedono, perché è molto difficile poi per me parlare di quello che faccio, anche perché credo che sono sempre in continua evoluzione, in continua ricerca, è come se non sapessi mai cosa realmente sto facendo. E in fondo mi piace, perché il fatto che non so vado avanti, perché penso se sapessi esattamente quello che sto facendo probabilmente mi bloccherei, cioè come dire ho scoperto la chiave o la chiave... Cioè, non ho più interessi a fare quello. Quindi quest'idea di non sapere a fondo quello che faccio a me mi dà molto stimolo, ecco. Voglio essere anche un po' critico, nel senso che penso che la maggior parte degli artisti mi capita di vedere, mi auguro di sbagliare, facciano determinate cose semplicemente per una questione di moda. Non so, è forse una cosa brutta quella che dico, una cosa anche molto dura, però ho questa impressione perché se mi capita di sfogliare una rivista mi rendo conto che molti lavori si sono troppo simili e mi sembra che più l'iconografia del lavoro è strana, brutta, è più bella. Penso che ci dovrebbe essere una specie di ritorno anche alla bellezza di un lavoro. C'è strano che un curatore dica bello, se è bello è come se non ha valore, deve dire è interessante. E io non condivido molto questo aspetto perché comunque l'artista deve esprimersi attraverso la plasticità dell'opera, attraverso il dinamismo dell'opera, attraverso la materialità dell'opera. Quindi deve essere anche un bel lavoro. Non necessariamente il lavoro deve essere interessante, perché trovo che l'arte deve essere anche un linguaggio aperto e fruibile a tutti, come lo è stata in passato. Per chi non è del settore, perché insomma uno non percepisce poi in fondo perché quella è arte e quella no. È come io potrei dire anche per una serie di lavori video, no? Che spesso questi lavori sembrano dei veri e propri film, e mi chiedo perché questi lavori non vanno nel circuito filmico e stanno nel circuito artistico. Fino agli anni 80 molti artisti chiaramente avevano un codice attraverso il quale era facilissimo leggere il loro percorso, perché erano riconoscibili. In questo momento è un po' al contrario, esattamente. Cioè gli artisti non hanno più, pochi sono gli artisti comunque che vengono ancora. Che hanno ancora lo stesso un linguaggio riconoscibile. Molti altri perché si muovono con pratiche diverse, si muovono con mezzi diversi, dal video, la scultura, la fotografia, per cui viene un po' tutto mischiato. E molti artisti fanno così perché è molto difficile riconoscere, secondo me, adesso un artista. Per me è molto importante avere una cifra stilistica chiara, cioè mi piacerebbe essere sempre riconoscibile, appunto, la storia del romanzo, del libro, no? L'unica costanza che ho è quella di venire tutti i giorni nello studio, ma non perché io debba tutti i giorni creare, perché ho bisogno di un'estensione della mia. Per me lo studio non è un luogo fisico, sì, è anche il luogo fisico dove io esercito la mia pratica, ma è soprattutto l'estensione del mio cervello, cioè ho bisogno di stare in un posto grande dove io devo starci anche senza far nulla, però dove tutto ciò che è intorno, che mi circonda, che sta in questo studio, mi deve riportare a me. Cioè, come se questo qua fosse una parte di me fisica.